Non l'avrei detto che nel giro di 24 ore avremmo fatto commissione e consiglio. Sono appena uscito dall'aula. Abbiamo approvato la nuova legge sullo screening mammario. Una rivoluzione, una dichiarazione di guerra. Da oggi è legge della Puglia. Che cosa accadrà? Da oggi sto screening per il tumore al seno, che è riservato alla fascia d'età 50-74, sarà esteso anche alle quarantenni. Da 40 a 44 anni andrà fatta una valutazione preliminare da parte dei medici di medicina generale e del centro senologico, e invece da 45 a 49 saranno sistematicamente introdotte nello screening. E questo perché? Perché i dati dicono che anche quella fascia d'età viene colpita e colpita pesantemente. Seconda questione. Ogni qualvolta una donna andrà nel centro senologico per fare il suo test annuale, poi sarà lo stesso centro senologico che fisserà la data successiva e quindi non bisognerà mettersi più dinanzi al CUP e magari sentirsi dire: ah, non ci sono date, e quindi far vanificare l'intero programma di screening. Inoltre, tutte le ASL dicono che ogni anno dovrebbero invitare il 100% delle donne interessate, invece la media in Puglia è purtroppo del 60-65%. D'ora in poi, se ogni anno non saranno invitate allo screening il 100% delle donne aventi diritto, il direttore generale dell'ASL va a casa, perché su questo obiettivo di salute non si può essere leggeri, se non si raggiunge si va a casa. Poi questa è la prima parte dell'estendimento dello screening. Poi c'è un'altra parte nella proposta di legge altrettanto importante, ed è la parte del test genetico BRCA1 e BRCA2. Sarà un test gratuito, esteso anche ai familiari delle persone ammalate o chi ha avuto un familiare malato, quindi alle persone anche sane che però hanno un'esposizione al rischio maggiore. Queste persone gratuitamente saranno sottoposte al test BRCA1 e BRCA2, e qualora il test dovesse dire che c'è una mutazione genetica, sarà avviato un percorso speciale di sorveglianza clinica e strumentale, anche questa gratuitamente, gestita sempre dal centro senologico, e quindi nessuno dovrà fare file dinanzi a vari sportelli e varie peripezie. La legge ha degli automatismi. Cioè, non c'è bisogno di atti amministrativi, appena sarà pubblicata, sarà legge della Regione Puglia, e che quindi tutti quanti saranno obbligati a rispettarla. Io ovviamente continuerò a monitorare costantemente questa vicenda, perché in questa vicenda non si possono tollerare disertori. Ci sono degli obblighi precisi che bisogna rispettare, perché qui si tratta di vite umane, risparmiare vite umane. E il risparmio della vita umana non ha alcuna giustificazione. Non c'è una giustificazione burocratica, non c'è una giustificazione di complicazioni organizzative o di ingranaggi che si manifestano all'interno della sanità. Bisogna fare e basta. E quindi io sono molto soddisfatto che il Consiglio regionale così rapidamente ha approvato all'unanimità, e sotto certi versi approvando, la prima legge italiana che in questo modo molto specifico decide di dichiarare un'ulteriore guerra a questa terribile malattia che colpisce una donna su 8, cioè tante nostre mogli, sorelle, parenti, ed è una cosa tristissima poter fare e non fare. Noi oggi abbiamo fatto, quindi io sto uscendo dall'aula del Consiglio regionale con una grande soddisfazione e mi sento orgoglioso di far parte di questa istituzione che oggi ha scritto questa bella pagina.